grande onore, una grande gioia per noi iniziare questo cammino della mostra dedicata a Konrad Mägi, il grande pittore estone, la cui opera racchiude una buona parte di identità non solo della Repubblica dell'Estonia, ma anche della storia europea. Qui non si tratta solo di mettere a disposizione, quindi creare interesse e interrogarci su una storia, un personaggio, un artista incredibile, ma si tratta anche, per questo ringrazio la Presidente, si tratta anche di mettere al centro l'importanza delle relazioni internazionali tra paesi e città e di ricordarci quanto sia importante creare legami tra paesi e tra città diverse. And I've always known it is sometimes difficult in this part of Europe to explain to people that Estonia belongs with whole heart, whole mind into Europe. But this is a European art. Ma la mostra di Konrad Mägi a Torino è una sorpresa non solo per la qualità della pittura e anche per la, come dire, inedita presenza di Konrad Mägi nella cultura italiana. When Konrad Mägi painted portraits, actually what was more important than a human being were colors. So in every painting he tried to find as many clothes as possible or as many hats as possible because they have color. Konrad Mägi entra in un sistema culturale torinese che ha una forte vocazione all'internazionalizzazione con la Reggia di Venaria e con Castello di Rivoli, per un verso, ma per altro verso ha una forte abitudine alla cultura coloristica del barocco. Allora, il barocco torinese, che è razionale rispetto a quello romano, ama il colorismo come la cultura della internazionalizzazione. Quindi Torino potrebbe essere veramente la dimora di Konrad Mägi. Vahel tundub, et Itaalia publik tunneb Konrad Mägi loomingut juba paremini kui mõned meie lähemad naabrid, mis on ju väga tore, sellepärast, et see ei ole mitte esimene Konrad Mägi näitus, mis praegu Torino Museeriali muuseumis on.